Dunque, innanzitutto dobbiamo terminare lo svolgimento della simulazione d'esame che abbiamo lasciato in sospeso ieri pomeriggio. Ci mancava l'ultimo passaggio, cioè la creazione del diagramma delle classi. Eravamo arrivati alla costruzione del diagramma delle sequenze, in base al quale avevamo indicativamente immaginato di voler costruire quattro controller che rispondessero ad altrettante chiamate, che erano la prima, molto semplice, forniscimi l'elenco, il form di ricerca, la quarta, altrettanto semplice, salva l'ordine in stato confermato, la terza, di nuovo abbastanza semplice, un pochino più complessa, ma di nuovo relativamente lineare, nel senso che deve fornire i dettagli e visualizzare i dettagli di un ordine, mentre invece quella un pochino più complessa era la seconda delle quattro, quella che doveva gestire tutti i vari casi particolari legati all'esito della ricerca. Quindi, partendo da quelle che sono, no, le chiamate, le richieste. Dunque, questa come funziona? Così. Autofocus, ok. Allora, noi abbiamo una prima, andiamo anche qua in ordine, diciamo così, di sequenza, no? Quindi la prima funzione che avviene in questo caso d'uso è la presentazione del form con i dati della ricerca. Quindi, ci sarà sicuramente un do, possiamo chiamare così, visualizza form, che non farà molto altro se non di fatto richiamare una view visualizza form. Attraverso un'operazione di forward, la view visualizza form, perlomeno la prima volta che viene richiamata, non ha bisogno di dati o di informazioni e quindi non ci sono bin o dati aggiuntivi da gestire. Quindi in realtà questo controller fa un lavoro abbastanza inutile. Però noi lo lasciamo, grazie, diciamo così, al pattern che vogliamo adottare. Il view visualizza form ovviamente genererà una vista che genererà un form che come bottone di submit avrà l'altro, diciamo così, il richiamo, la URL di un altro controller che è quello che verifica, cioè che effettua la ricerca degli ordini. Quindi avremo un do, chiamiamolo ricerca ordine. E questo è quello complesso. Ok? Cosa deve fare il do ricerca ordine? Beh, il do ricerca ordine sicuramente riceve in ingresso i criteri di ricerca. Avevamo detto poteva essere il nome dell'utente, il login dell'utente, poteva essere il numero dell'ordine o altre cose del genere, un insieme di informazioni note a proposito dell'ordine. Cosa devo fare? Devo appunto ricercare quali sono gli ordini che corrispondono a questo. Questo è un compito che io ovviamente dovrò delegare a un DAO che sia in grado di accedere al database. Quindi, come minimo, io sto immaginandomi quattro oggetti che adesso devo disegnare qua sotto, di ausilio a questo controller. Uno è un oggetto che contiene i criteri di ricerca. Due è il DAO stesso, che è in grado di fare la query.
Dopodiché, se la query ha successo, mi ritorna un elenco di ordini. Quindi mi servirà perlomeno un bin che contiene l'ordine e un bin che contiene un elenco di ordini. Ok? Quattro classi, minime. Ignorando gli errori o altre cose. Quindi abbiamo un criteri ricerca bin, che è una classe semplice, che viene creata e riempita dal controller. Poi avremo una classe DAO, che possiamo immaginare ordini DAO, alla quale ci sarà un metodo. No, dovrà avere un metodo che sarà find ordine e che riceve come parametro questo metodo un criterio di ricerca. Bing. Questo è il metodo che ci serve. Quindi, il controller crea ordini DAO e chiama questo metodo passandogli ovviamente questo oggetto. No, c'è una dipendenza, nel senso che questo ordini DAO usa questo tipo di oggetto, ma questo tipo di oggetto viene creato dal controller e passato al DAO. A questo punto l'ordine DAO crea, lui restituisce un elenco di ordini. Quindi avremo sicuramente un ordine Bing è un elenco ordini Bing. L'ordine Bing, ovviamente, l'elenco ordine Bing è composto da una serie di ordini Bing. Questo ordine Bing viene creato dal controller, perché i Bing vengono sempre creati dal GSP, ma viene poi riempito da ordini DAO. Quindi queste prime tre, la prima freccia crea, due cerca ordini crea criteri di ricerca Bing, due cerca ordini crea elenco ordini Bing, due ricerca ordine crea ordini DAO più richiamo al metodo find ordine. No? Le relazioni tra queste classi sono che questo lo crea e dopodiché richiama il metodo. Questa freccia qua indica semplicemente una dipendenza, cioè nel senso che questo usa, o meglio, la freccia andrebbe al contrario, l'ordine DAO usa il criterio di ricerca Bing che gli viene passato come parametro, e la stessa cosa verso ordini, elenco ordini Bing usa barra fill l'elenco ordini Bing. Quindi ordini DAO usa elenco ordini Bing per riempirlo di contenuti. Queste dipendenze ci ricordano che questa classe deve conoscere questa, ma non viceversa, che questa classe deve conoscere questa, ma non viceversa, e così via. Il controller ovviamente deve conoscerle tutte. A questo punto il controller decide. Decide sulla base di che cosa? Decide sulla base del numero di ordini, quindi se vogliamo del metodo size di questo bin. Quanti ordini ci sono? A seconda che siano 0, 1 o più di 1, abbiamo deciso che si facevano cose diverse. Giusto? Allora, se erano 0, nel nostro diagramma delle sequenze avevamo indicato che se il numero di ordini, quindi la size di questa collection ritornata, era 0, devo generare una pagina di errore e poi, diciamo così, torno al passo 1. Cosa posso fare? Posso ritornare al mio visualizza form con un messaggio di errore.
Perché voglio tornare a visualizza formula? Perché a questo punto potrei passargli il criterio di ricerca Bing in modo che lui vada a reinizializzare quel form. Quindi, nel caso in cui abbia size uguale 0, faccio un forward a view visualizza form. E in questo forward ci sarà agganciato, appeso, beh, tutti i bin di richiesta ovviamente, ma a noi interessa che sia appeso questo. Perché viewUsualizzaForm a questo punto lo usa per inizializzare il form di richiesta. Poi volendo, visto che siamo in una condizione di errore, ci potrà anche essere un error bin, che il controller crea ovviamente, e la forward si porta dietro. E quindi questa view visualizza form accede anche lei a questi due bin, alle istanze create da questo controller. Questo è il primo caso, numero di ordini uguale a 0. Poi ho secondo caso, numero di ordini maggiore di 1. Devo generare l'elenco di ordini. Ma questo è il caso più classico, più semplice, in cui passo il controllo a una view specifica, che potrà essere una view elenco ordini. Quindi in questo caso, se size è maggiore di 1, faccio un forward a questa view elenco ordini, che genererà appunto l'elenco degli ordini. Questa view elenco ordini che cosa riceve, no, durante l'operazione di forward? Beh, sicuramente riceverà il bin elenco ordini, perché è ciò che deve visualizzare, e riceverà anche il bin con i criteri della ricerca, perché ci siamo immaginati che nella pagina view elenco ordini, in alto, no, o in basso, sia ripetuto il form preinizializzato con i dati della ricerca, in modo che l'utente, se vuole, può modificare questi dati e rilanciare questa ricerca. No? Cioè l'implementazione di questo loop che avevamo indicato nel diagramma delle sequenze. Alla fine l'elenco ordini deve permettermi, se voglio, di continuare a selezionare un ordine, se invece voglio tornare a inserire nuovi dati. E quindi vuol dire che la pagina view elenco ordini di fatto comprende al suo interno una parte identica a quella di visualizza form. Poi probabilmente, se lo dovessi implementare, io farei in modo che creerai un'altra JSP da includere in entrambi i casi per evitare di duplicare il codice volendo. Oppure, nel caso più complesso, avremo un view manager che va a includere varie parti nella pagina. Qui in questo caso lo stiamo facendo direttamente. Poi, per il momento abbiamo ancora il terzo caso, quello in cui la size sia esattamente uguale a 1. La farei tra un attimo, perché prima vediamo cosa succede nel caso normale. Nel caso normale siamo arrivati qui. L'utente, qui, elenco ordini, l'utente deve selezionare un ordine e vengono visualizzati i dettagli dell'ordine stesso. Allora, vuol dire che la view elenco ordini genererà un HTML con tanti ordini, ciascuno dei quali sarà un link o un bottone, che manderà che cosa? Beh, a un ulteriore controller, facciamo in un foglio diverso, che possiamo chiamare do dettagli ordine. Cosa fa il do dettagli ordine? Beh, fa il suo lavoro, cioè acquisisce le informazioni sull'ordine. A chi le chiede? A ordine DAO. Quindi lui userà, proviamo a vedere se ci sta tutto, se riusciamo a inquadrare tutto insieme.
Do dettagli ordine avrà bisogno di ordini DAO, chiamiamolo un fill ordine, in cui gli passo sicuramente l'ID dell'ordine e un oggetto di tipo ordine bin. Mentre find ordine mi dava un elenco, no? Fill ordine mi riempie tutti i dettagli di uno specifico ordine. Quindi questo è un altro metodo da implementare qua. Allora, do dettagli ordine, cosa farà? Beh, innanzitutto via HTTP riceverà l'ID dell'ordine. Lui lavora sulla base di questa informazione. Dopodiché, ciò che fa lui è quello di creare un ordine DAO, un'altra istanza di ordini DAO, la sua, e chiedere a questo ordine DAO di riempire un ordine. Quale ordine? Un ordine bin. Quindi in realtà lui creerà anche un ordine bin che ovviamente questo qua usa per riempire. Quindi usiamo lo stesso DAO, non ha senso immaginare un DAO diverso, perché alla fine stiamo sempre parlando di ordini, no? Quindi la nostra strategia è quella di avere un DAO unico per ogni macro tipo di dato, per ogni entità della mia database. Poi a livello del disegno l'ho messo qua. Volendo l'avrei anche potuto ripetere, ma tanto per far capire che stiamo condividendo le stesse classi, quindi è sempre la stessa. Quindi a questo punto, do dettagli ordine, crea un DAO, si crea il bin ordine bin e chiede al DAO per favore di riempire il bin passandogli di ordine. Qui non ci serve un bin con i dati della richiesta perché è semplicemente un dato, una variabile sola, non c'è complessità su questo. Fatto questo, questo bin viene riempito con tutte, io sto ipotizzando che sia lo stesso bin di prima, di cui prima magari non venivano riempiti o sicuramente non venivano usate tutte le informazioni, perché nell'elenco metterò solamente alcune informazioni sintetiche, mentre qua poi le stamperò tutte. Le stamperò dove? In un view dettagli ordine. View dettagli ordine che viene richiamata ovviamente attraverso una forward. Dopo che ho riempito i dati dell'ordine bin, questo ordine bin viene ricevuto attraverso il forward dalla view dettagli ordine che li può visualizzare. Quindi, nell'elenco ordini ho scelto il quinto ordine, ci clicco sopra, cliccare sopra significa richiamare la do dettagli ordine con l'ID dell'ordine. Attraverso questo ID dell'ordine io mi creo il DAO, mi creo con lo use bin un bin di tipo ordine e chiedo al DAO riempimi l'ordine bin con i dettagli di quell'ordine lì di cui conosco l'ID. Lo riempio, una volta che il DAO ha fatto il suo lavoro, posso passare il lavoro alla view che mi mostra i dettagli, mi mostra il contenuto di quel bin, più un bottone in fondo che si chiama conferma. E il bottone in fondo che si chiama conferma sarà quello che attiverà un altro controller che sarà un do conferma ordine, che verrà richiamato ovviamente con l'ID dell'ordine. Lo conosco l'ID dell'ordine, come faccio a saperlo? Ma perché la pagina view dettagli ordine l'avrà messo nell'HTML, nei suoi link o nel bottone conferma, avrà associato quell'ID. E lo conosceva questa l'ID dell'ordine? Sì, perché l'ID dell'ordine è un campo di ordine bin. Deve sempre controllare che quando io dico qui ho bisogno di informazione, questa informazione mi sia arrivata attraverso una catena di forward, di diciamo così, campi dell'HTML o al massimo di sessione, ma in questo caso qua la sessione non ci serve.
Quindi ho cliccato su conferma, do conferma ordine, vabbè, cosa farà? Chiamerà un altro metodo di ordini DAO che sarà conferma ID ordine. Quindi abbiamo scoperto che questo ordine DAO, via via che andiamo avanti, lo facciamo ingrassare sempre di più. Quindi do conferma ordine, ha bisogno anche lui di creare ordini DAO e di chiamare il metodo conferma. Dopo che ha confermato non ha più nulla da fare. Non c'è di fatto una pagina di risposta da visualizzare. Quindi o mettiamo, facciamo un forward verso una pagina view con ordine confermato che mi dice l'ordine è stato correttamente confermato, clicca qua per tornare all'home page, oppure facciamo direttamente un redirect sull'home page. Dipende cos'è meno, diciamo così, cos'è più adeguato per l'utente. Quindi se vogliamo proprio, no, possiamo mettere view conferma ordine questo forward qui non si porta dietro, non ha bisogno di portarsi dietro nessun dato perché se decidessimo che alla conferma dell'ordine, quindi l'ordine consegnato, eccetera, mandiamo anche una mail, che ne so, con la ricevuta all'utente, beh, questo controller dovrà fare questo lavoro in più. Quindi avrà bisogno di un DAO, DAO utente, che avrà un metodo manda email, ad esempio. Ma non l'avevamo descritto prima, quindi non inventiamocelo adesso. Ok, cosa ci manca a questo punto? Direi che abbiamo finito il caso, ci manca uno dei casi, dei tre casi, che era quello che aveva size uguale 1 all'interno del controller ricerca ordine, che era lassù. Quindi ricerca ordine mi ha detto, sappiamo cosa fare se size è 0, sappiamo cosa fare se size è maggiore di 1, ma se size è esattamente uguale a 1, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo saltare tutta la fase di elenco ordini. Abbiamo detto che se l'utente fa una ricerca e questa ricerca contiene, un po' il mi sento fortunato di Google, contiene esattamente una risposta, anziché farmi vedere un elenco che contiene una voce sola e mi obbliga a cliccarci sopra, direttamente mi porta alla pagina di dettaglio. Quindi vuol dire che da do ricerca ordine, nel caso in cui size sia esattamente uguale a 1, dovrei andare direttamente a view dettagli ordine. Sono capace ad andare a view dettagli ordine? Beh, capace ad andare ovviamente, basta che io faccia un forward. Il problema è che in questo forward si porta dietro i bin che view dettagli ordine si aspetta di ricevere? Beh, con questo disegno no. Perché in questo do ricerca ordine il bin che ho creato è un elenco ordini, di cui view dettagli ordine non sa che cosa farsene. Mentre invece il dettaglio ordine ha bisogno di un bin che avrà un altro nome che riporta un solo ordine. Allora, qui ho due scelte. O la do ricerca ordine. Prima di fare il forward qua sotto, crea un altro bin di tipo ordine e ci copia dentro, perché lì in realtà ce l'ha l'ordine bin, perché è dentro l'elenco, semplicemente è un oggetto interno al bin di elenco, non è un bin indipendente a sé stante. Allora dovrei creare un altro bin di tipo ordine bin e ci copio dentro i dati del primo e unico elemento di questo elenco. E poi faccio forward. Oppure, visto che sto lavoro già comunque do dettagli ordine lo fa, io potrei dire non faccio il forward direttamente da do ricerca ordine a view dettagli ordine, ma lo faccio da do ricerca ordine a do dettagli ordine, quindi concateno il lavoro di questo controller più il lavoro di questo controller, il quale di fatto rifà una query, rifà la stessa query che avevo, cioè riottiene dal database attraverso il DAO le stesse informazioni di quell'ordine, e vabbè. Paghiamo un pelino in prestazioni,
ma non duplichiamo codice. Quindi questo qua potrebbe dire da do ricerca ordine faccio forward a do dettagli ordine, il quale farà la query e a questo do dettagli ordine devo semplicemente passare l'id dell'ordine. E poi tutto il resto lo fa lui. Quindi vuol dire che nel caso in cui size sia uguale a 1, io devo passare il controllo se size è uguale a 1, passo il controllo da do ricerca ordine a do dettagli ordine. Questo lo posso fare o attraverso un forward o anche attraverso un redirect. Perché tanto l'unico anzi, mi verrebbe quasi meglio un redirect così, vado, così dimentico tutti quei bin che sono appesi qua sopra, che non servono dopo. Tanto l'unica cosa che mi serve è un parametro stringa che contenga l'id dell'ordine. Quindi sto richiamando un controller che si aspetta di ricevere dei parametri della richiesta, quindi un redirect mi viene bene perché questi parametri li faccio dare dal browser quando lui fa l'operazione di redirect. Anche un forward funzionerebbe, ma mi sembra più pulito in questo caso una redirezione. Quindi scriviamo qua redirect. E quindi dovrò costruire, il do ricerca ordine dovrà costruire una URL di redirezione del tipo do dettagli ordine punto JSP punto interrogativo id ordine uguale il campo id ordine del primo e unico bin del suo elenco. E questo gestisce il terzo ed ultimo caso. È un po' contorto, come disegno ovviamente, perché qui non ha, nel disegno qua del diagramma delle classi non compare più la sequenza temporale che era quella che ci permetteva di capire cosa stava succedendo, ma ci sono tutte le relazioni contemporaneamente. Dimmi. Sì. I dati allora, nella URL, nel senso che io quando faccio una redirezione, redirigo dando al browser la URL che questo browser dovrà richiamare. Allora, la URL, fammi mettere un asterisco, in questo caso la URL a cui faccio la redirezione sarà do dettagli ordine.jsp punto interrogativo id ordine uguale xxx, quello che deve essere. Quindi io costruisco la URL iniettando dentro un parametro in get che corrisponde all'id ordine. L'id dell'ordine no, po potrebbe essere il criterio di ricerca, ma magari no, nel senso che magari il criterio di ricerca è diverso, non conteneva l'id ordine. Questo id ordine, questo xxx, lo prendo da qua, dall'ordine bin. Cioè io appena ho chiesto al DAO dammi find ordine, dammi l'elenco dei bin. Ho appena scoperto che questo elenco contiene esattamente un elemento, allora io vado a prendere, cioè questo qui di fatto cosa sarà? Questo è una URL, è un pezzo della URL, no? Come lo ottengo questo dato? Lo otterrò da elenco ordini, questo è il nome del bin, dell'istanza del bin, punto get di 0, dammi il primo elemento della lista, punto get id ordine. No? Lo vado a prendere così. Non è detto che io ce l'abbia nei criteri di ricerca. Che è di 0, so che funziona perché so che ne ho esattamente uno, quindi sto prendendo l'1, è l'unico ordine che ho. Quindi elenco ordine è il bin di tipo elenco ordine. Get di 0 è un bin di tipo ordine. Get di ordine, sto facendo un getter su una delle proprietà dell'ordine.
Nei redirect purtroppo siamo noi che dobbiamo a mano comporre le URL per passare i parametri. Nel forward è più comodo perché gli oggetti vengono trasportati direttamente come oggetti in automatico. Con i redirect no. Okay. Ovviamente, tanto per ribadirlo, ma spero che non sia una novità, questo diagramma è uno dei 12.000 possibili diagrammi delle classi che progettano quella funzione, perché questo è una conseguenza di questo. In cui abbiamo fatto delle scelte in più, abbiamo fatto il redirect in un certo punto, abbiamo fatto un DAO che avesse quei metodi, eccetera. Quindi abbiamo fatto delle scelte per implementare questo. Questo a sua volta era una scelta possibile di implementare un caso d'uso, che avevamo descritto in modo testuale. Il caso d'uso a sua volta era un modo possibile di interpretare i requisiti. Ok? Quindi, se per caso uno l'avesse provato a pensare, a risolvere, fosse venuta fuori una cosa totalmente diversa, beh, forse non proprio come Marte e Venere, ma molto diversa, non c'è da preoccuparsi affatto, no? Anzi, è normale, mi stupirei del contrario, perché ognuno fa un ragionamento, poi grosso modo gli elementi di base sono gli stessi, però che Bing uso, che DAO uso, come li concateno, come gestisco i vari casi particolari, ognuno se lo inventa in modo diverso. Ok? Questo è un warning a chi mi chiede poi, ma qual è la soluzione del tema d'esame? No, non c'è la soluzione del tema d'esame, c'è la soluzione che faccio io magari, che non è, ma spero sia giusta, ma non è sicuramente l'unica giusta. Ok? Quindi quando poi mi chiederete, non mi viene quello, non lo so fare, io la risposta che vi darò non sarà questa è la soluzione, guarda, la mia soluzione, ma sarà dammi la tua soluzione che la guardiamo insieme. Nei corsi di progettazione l'unico modo di poter andare avanti è vedere cosa avete in mente voi, vedere cosa avete fatto e cercare di identificare le difficoltà che avete trovato, sbloccarle, eccetera. No? Quindi quello che conta non è tanto queste due pagine, ma è il ragionamento che c'è stato dietro, che abbiamo fatto insieme, ci abbiamo messo 3 ore. Ma è quello che rimane. La capacità di rifare un ragionamento dello stesso tipo su un problema diverso. Poi ovviamente qua ci sono dei sottoschemi che si ripetono, sono sempre gli stessi, ma se vogliamo il linguaggio in cui sono espressi, non il formalismo in cui sono espressi, che si ripete. Ok? Sono dubbi ancora su questo? Allora, chiudiamo questo, poi aggiungerò il PDF anche queste due paginette. E possiamo dedicare i minuti che ci rimangono agli esercizi di teoria. Allora, io avevo accennato, se avete delle preferenze degli esercizi o delle domande di teoria prese ovviamente dai temi d'esame dell'anno scorso che vi hanno stuzzicato in particolar modo, facciamo quelle, guardiamo insieme quelle. Ci sono delle richieste. Se no parto io in modo più o meno agnostico, partendo dall'ultimo tema d'esame, andando indietro e vedendo, facciamo tutte quelle che riusciamo a fare nel tempo che abbiamo. Ok, quindi vi ricordo, questi sono i 6 temi d'esame con 9 domande ciascuna. Non ci sono domande particolari, parto io allora. Allora, partiamo dall'ultima. Vado in ordine di tempo, no? Partiamo dall'ultima e andiamo indietro. Allora, ovviamente alcune sono relative ad argomenti sul JavaScript, sul Mashup e su Ajax che quest'anno non abbiamo fatto, quindi quelle le saltiamo pie pari.
Allora, domanda 1 del 14 settembre. L'utilizzo del formato JSON consente di rappresentare dati in modo indipendente dal linguaggio, rappresentare dati semplici e dati complessi, rappresentare esclusivamente dati semplici, rappresentare fedelmente la serializzazione di oggetti Java, rappresentare fedelmente la serializzazione di oggetti JavaScript. Quali di queste, c'è il quadratino, quindi la risposta è multipla, quali di queste sono corrette? La prima? Sì. Rappresentare dati in modo indipendente dal linguaggio, JSON è un formato di rappresentazione dati, lo posso leggere in Java, lo posso leggere in JavaScript, lo posso leggere in C Sharp, in qualunque linguaggio. No, se andate a vedere il sito json.org avete una pagina intera di link a librerie nei vari linguaggi di questa terra che permettono di leggere e scrivere dati in quel formato. Quindi sicuramente è un formato di rappresentazione indipendente dal linguaggio. A maggior ragione il fatto che i dati che lui rappresenta siano dati molto poveri dal punto di vista della tipizzazione, no? Permette solo di rappresentare string e number e basta. E quindi è del tutto indipendente dal sistema dei tipi di dati dei vari linguaggi di programmazione. Il primo è giusto. Secondo, rappresentare dati semplici e dati complessi? Sì. In realtà, oggetti, struttura, array, i due tipi di costruttori di dati complessi che ci sono in JSON sono la parentesi quadra e la parentesi graffa. La parentesi quadra serve per fare elenchi, no? E gli elenchi nei linguaggi di programmazione li possiamo interpretare come array o come liste, in JSON sono la stessa cosa. E la parentesi graffa mi permette di definire una serie di coppie nome e valore, che possono essere interpretati come campi di una struttura, se pensiamo a un linguaggio tipo il C, oppure come le proprietà di un oggetto, e quindi oggetti, se pensiamo a un linguaggio orientato agli oggetti. Quindi la seconda è vera. Ovviamente la terza è falsa, perché è esattamente il contrario della seconda. Non è che posso solo rappresentare dati semplici, posso, usando i costruttori, diciamo, usando la sintassi del JSON, costruire anche dati complessi. Rappresentare fedelmente la serializzazione di oggetti Java, questo no. No, è una conseguenza del fatto che la prima è vera. No, nel senso che poiché la rappresentazione è indipendente dal linguaggio, non ho la possibilità di definire delle classi, dei tipi che corrispondano esattamente ai tipi, alle classi, all'interfaccia, alle proprietà, eccetera, degli oggetti Java. No? La serializzazione JSON perde informazioni rispetto all'informazione che avevo nella classe. Ma va bene, quindi no, questo fedelmente che ci fa rispondere di no. Non ho tutta l'informazione che avevo in oggetto Java. Rappresentare fedelmente la serializzazione di oggetti JavaScript, invece sì. In realtà qua, quest'anno non avremmo saputo rispondere. Perché in realtà JSON è proprio nato da JavaScript. È la sintassi pensata da JavaScript per inizializzare gli oggetti. Infatti JSON significa JSON, JavaScript Object Notation. Notazione per gli oggetti di JavaScript. Gli oggetti di JavaScript sono molto più poveri dal punto di vista della tipizzazione rispetto agli oggetti di JavaScript, sono molto più poveri dal punto di vista della tipizzazione rispetto agli oggetti Java. JavaScript è un linguaggio di oggetti ma con tipizzazione dinamica, runtime e non statica a tempo di compilazione, e quindi ha molte meno informazioni. Quindi quest'ultima sarebbe vera, ma quest'anno questa domanda non ci sarebbe stata, perché richiedeva una conoscenza un pochino più approfondita di JavaScript di quella che avete. Boh, poi la seconda è facile, in realtà l'abbiamo già vista se non sbaglio. Per costruire un documento da inviare occorre consultare le dichiarazioni presenti nel. Quindi per costruire un documento SOAP da inviare occorre consultare le dichiarazioni presenti nel VSDL. L'avevo già messa nell'esempio della simulazione d'esame della volta scorsa, quindi l'avevamo già discussa. Domanda 3. Indicare due vantaggi e due svantaggi dell'utilizzo di servlet se confrontati con le pagine JSP.
Noi le serve non abbiamo fatte quest'anno, nel senso che sappiamo cosa sono, nel senso che una pagina JSP viene tradotta in una classe Java, ma scrivere direttamente classi Java non abbiamo imparato a farlo, quindi questa percezione di vantaggi e svantaggi non siete tenuti a conoscerla, giusto perché visto che l'abbiamo letta, due parole, direi che una JSP è molto comoda perché ti permette di intercalare codice HTML più dei tag di alto livello e poi anche un pochino di codice Java. D'altro canto, una servlet, essendo una classe Java, ti permette di programmare direttamente in Java e quindi avere anche la fase di editing più comoda perché lavori direttamente in Java, se non devi costruire tanto HTML in mezzo. Per dirne una, i controller. Se dovessimo fare siti un pochino più complessi, converrebbe scrivere direttamente come servlet, perché poi li puoi fare uno sottoclasse dell'altro, eccetera, ereditare dei pezzi, mentre invece le view sono molto più comode come JSP. Ma se vogliamo sono equipotenti, nel senso che tutto ciò che puoi fare con un servlet lo puoi fare anche con una pagina JSP e viceversa, è solo una questione di comodità di scrittura e di leggibilità del codice. Questo lo saltiamo, questo l'avevamo già visto perché l'avevo inserito nella simulazione numero 1, il mashup lo saltiamo, le fasi fondamentali del ciclo di vita di un documento in un document management system, ricordate forse quella figura fatta da Autostrada, no? Che parlava di immissione di documenti, indicizzazione, memorizzazione, ricerca, delivery e memorizzazione a lungo termine. Se non ho dimenticato qualche fase, queste sono le macrofasi, no? Di quella struttura di un document management system. Quali delle seguenti sigle sono comunemente coinvolte nell'interrogazione di una base dati relazionale da parte di un'applicazione Java Web? Allora, qui ci sta chiedendo, guarda, devo interrogare una base dati relazionale. Quali tecnologie barra linguaggi devo conoscere? SQL? Sì. Database? No. Non esiste nessuna classe che si chiama database. Database come concetto astratto? Sì, ma qui parla di tecnologie, nomi di classi, nomi di linguaggi, di interfacce. Connection? Sì. SOAP? No. Data source, sì, JDBC, sì, jQuery no, JSON no. Quindi si salvano SQL, Connection, Data Source e JDBC. Grazie al pattern MVC, in particolare il nome che ha assunto Model 2, che è quello che si usa nelle applicazioni web, è possibile. È possibile separare la logica di controllo dal controllo dei dati immessi dall'utente. È possibile separare la logica di controllo dal linguaggio di programmazione. È possibile separare la logica di controllo dalla generazione di una risposta JSON. È possibile separare la logica di controllo dalla memorizzazione dei dati. È possibile separare la logica di controllo dalla presentazione HTML. Quindi separare significa le metto in due posti diversi. Allora, vabbè, ci sono alcune cose che sono ovviamente vere, anzi lo facciamo per quello, separare la logica di controllo dalla presentazione HTML, abbiamo il controller alla vista, certo che è quello. Che poi la vista generi HTML o generi JSON, non mi importa. Quindi in realtà sono vere entrambe, perché comunque anche se devo generare una risposta JSON avrò il controller che ottiene i dati e una view che a questo punto non genera HTML ma genera JSON. Quindi la terza e la quinta sono sicuramente giuste. Separare la logica di controllo dalla memorizzazione dei dati, sì, perché noi la memorizzazione dei dati la facciamo gestire una classe diversa, che sono i nostri DAO, non esiste il controller. Quindi è anche vera questa. Le prime due, separare la logica di controllo dal controllo dei dati immessi dall'utente, anche lo possiamo fare. Perché la validazione dei dati noi la deleghiamo o al bin direttamente o a una classe validator che va a ispezionare il bin.
ma non la fa il controller. Quindi è anche vera la prima. L'unica che non è vera, perché è una cretinata scritta lì, è separare la logica di controllo dal linguaggio di programmazione, che non vuol dire niente. Però devo metterne una falsa, se no allora ho inventato una cosa. Qui sono tutte vere tranne la seconda che di per sé non ha senso, proprio come, se, come frase. Cosa vuol dire? Non so, non saprei. Ok? Andiamo avanti? Allora, quello di febbraio. No, di luglio, perdono, non di febbraio. Allora, domanda 1, l'utilizzo di fogli stile CSS consente di facilitare la compatibilità con browser anche molto vecchi, facilitare la gestione di una versione mobile del sito, facilitare la progettazione visuale what you see is what you get, facilitare la traduzione del sito in altre lingue, facilitare la separazione tra grafica e contenuti. Quale venderemmo? Allora, prima, i CSS facilitano la compatibilità con browser molto vecchi? No. Anzi, browser molto vecchi hanno difficoltà con i CSS più avanzati. Quindi, no. La seconda, facilita la gestione di una versione mobile del sito? Sì. Fai i fogli di stile per la versione desktop, cambi i fogli di stile. Pensate a Bootstrap, e cambiando solamente i fogli di stile hai gratis la versione mobile del sito. Facilità la progettazione visuale, cioè immaginate un editor grafico in cui comporre le pagine web. No. Anzi, CSS è il tipico approccio da di programmazione. Io do quell'identificativo e quello ha quell'effetto. Non è una cosa che ottengo, no, in modo grafico, interattivo, è una cosa che ottengo in modo programmatico. Ma per Si intende strumenti come, non so, Dreamweaver o prodotti del genere che ti permettono di disegnare una pagina web. Quindi tu parti da un foglio vuoto, dici ok, qui ci metto una finestra di testo, qui ci metto un'altra, qui ci metto una tabella, ci metto un'immagine, e poi di fatto, come in qualunque editor grafico, dai le proprietà ai singoli oggetti. Allora, quegli editor grafici capiscono il CSS, per cui ti permettono di dire, guarda, questo oggetto applico questa proprietà e anziché definirla a manina, font, colore, spessore, faccio riferimento a un foglio di stile. Però è una disciplina tua, no? Lo strumento è nato, diciamo così. È un po' come fare, che ne so, un documento in Word in cui tu vai a impaginartelo come vuoi, ma non usi gli stili. Facilità la traduzione del sito in altre lingue. Secondo me i CSS non c'entrano niente, no? Perché nel CSS non genero contenuto testuale normalmente. E questo lo farò nelle view, no? Dovrò fare bene le view per poter tradurre il sito da altre lingue, ma CSS non cambiano. Facilità la separazione tra grafica e contenuti? Sì, perché è poi lo scopo principale dei fogli di stile. Quindi rimangono vera la seconda. E l'ultima. Quindi poi la domanda 2 sul DOM, quindi la saltiamo. Non abbiamo ripreso, in realtà forse sono cose che sapete dall'anno scorso. Un documento è un insieme di nodi di tipo element annidati ad albero che possono avere come foglie dei nodi di tipo text oppure style, oppure attribute. Ma vabbè, questa è la struttura del DOM dell'HTML, non ci interessa quest'anno. Questo anche parla di mashup rispetto ai web service, la saltiamo. Ma questo ha a che vedere con la classificazione dell'informazione. Metto in ordine, dal più semplice al più complesso, i seguenti sistemi di classificazione delle informazioni. Allora, il più semplice sono parole chiave. Subito dopo c'è dizionario controllato, che significa parole chiave ristrette ad un elenco predefinito.
Subito dopo c'è la tassonomia, che è un dizionario controllato in cui esplicito la relazione di gerarchia tra le parole, questa è più generale, questa è più specifica. Dopo c'è il thesaurus, in cui aggiungo non solamente la gerarchia, ma anche le relazioni di omonimia, sinonimia e relazioni di attinenza, no? Simile a, vedi anche. E il più complesso di tutti è l'ontologia, in cui posso definire delle relazioni semantiche tra i vari termini. Quindi l'ordine è 1 parole chiave, 2 dizionario controllato, 3 tassonomia, 4 thesaurus, 5 ontologia. Domanda 5. Queste sono quelle da mal di testa. Secondo il corretto utilizzo del modello MVC, un bin con scope di sessione, a cosa lo usiamo? Può contenere gli errori commessi dall'utente in un form. Può contenere i dati dell'utente collegato al sito. Può contenere i dati di tutti gli utenti collegati. Può contenere le preferenze di navigazione, la lingua, i colori. Può contenere il risultato di una ricerca fatta nel sito. Può contenere delle informazioni solo dopo l'operazione di login. E prima non ha senso di esistere, in un certo senso. Allora, è ovvio che può qualunque cosa, dipende solo da cosa ci scrivete dentro, ma secondo il corretto utilizzo alcune cose è meglio se non le fa. Quindi quali sono le cose giuste, i ruoli giusti, corretti per un bin di sessione? Gli errori commessi. Allora, il bin di sessione è un oggetto che sopravvive alle varie pagine. Quindi dobbiamo immaginarci informazioni che non siano funzionali alla costruzione della pagina corrente, della risposta della pagina corrente, ma che siano funzionali a informazioni che possono essere utili o necessarie o richieste nelle pagine successive. E o che possono invece provenire da interazioni che l'utente ha fatto nelle pagine precedenti. Allora, può contenere gli errori commessi dall'utente in un form? No. Cioè, che ce frega di mantenere in sessione gli errori fatti? Quello è un tipico lavoro per un bin di richiesta. Cioè, gli errori te li visualizzo nella pagina e poi me li dimentico. Quindi no, la prima. Può contenere i dati dell'utente collegato? Sì. Anzi, subito dopo il login, tipicamente si inizializza un bin di sessione in cui ho tutte le informazioni tranne la password dell'utente collegato. Può contenere i dati di tutti gli utenti collegati? No. Ma quella è un'informazione che non vorrei mai avere in memoria. A parte che non mi serve. Ma i dati su tutti gli utenti richiedo il DAO, ma non li avrò permanentemente in sessione. Sia per ragioni di dimensione, sia per ragioni di sicurezza. Cioè, immaginiamo che le sessioni sono una isolata dall'altra. No? Ogni utente entra con il suo login e ha le sue informazioni di sessione. Se ho un oggetto nella sessione che contiene informazioni su altri utenti, vuol dire che anche un errore di programmazione mio rischia di esporre dati personali o informazioni di altri utenti al mio. No, non va bene. Per tanti motivi, meglio non averlo. Quindi no. Può contenere preferenze di navigazione? Sì. Anzi, molto spesso queste preferenze di navigazione fanno parte del profilo utente. Nel vostro profilo avete indicato la lingua in cui volete navigare il sito. Quindi in realtà questo è sì e è un caso particolare del secondo. Un bin di sessione può contenere il risultato di una ricerca nel sito? Sì e no. Questa per me è giusta sia sì che no. Dipende come implementiamo il motore di ricerca. I motori di ricerca più semplici non si ricordano le ricerche fatte all'interno della sessione. Cioè, se voi pensate a un Google, lui codifica in GET la query che avete scritto, quella è. No? Poi la query successiva dovete. Lui vi ripropone la query vecchia nella query string, nella casella di testo. Ma non ha bisogno di mantenere una sessione che si ricorda, perché nel momento in cui esco da quella pagina di ricerca, va a fare altro, va a fare altre funzioni. Quindi normalmente il risultato di una ricerca ce l'avrò in un bin di richiesta, tipo il nostro elenco ordine che abbiamo appena fatto,
non ci siamo sognati l'elenco ordini di metterlo in sessione, cosa serve? Viceversa, in alcuni tipi di siti, sto pensando più a quelli di commercio elettronico, c'è la funzione, ritorna alla ricerca, tu magari vedi un prodotto, poi passi a un altro, poi passi a un altro, poi a un certo punto dici torna ai risultati dell'ultima ricerca. Questa informazione c'è a volte. Allora, in quel tipo di siti ha senso salvare queste informazioni sui risultati dell'ultima ricerca fatta all'interno di un bin di sessione. Però, per questo dicevo che questa risposta può essere sia vera che falsa. Dipende da come la intendete. E infatti, poi c'è sempre, quando si ragiona su queste cose, voi dite, ma all'esame sia che la mettiate giusta che la mettiate sbagliata, per me va bene sempre. Quindi. Può contenere informazioni solo dopo l'operazione di login. Questa è un pochino più subdola. Cioè, un bin di sessione per un utente anonimo che non ha ancora fatto il login, ha senso di esistere e può contenere qualcosa? Sì. Chiaramente non conterrà informazioni dell'utente, ma magari, che ne so, la lingua la contiene, i colori, lo schema di colori lo contiene. Anche in una navigazione anonima i bin di sessione servono a mantenere la coerenza della navigazione. Quindi è falso, perché un bin di sessione ha senso anche prima del login. Cioè, noi lo usiamo molto in associazione al login dell'utente, quindi creo una sessione. Ma la sessione di navigazione può precedere. Pensate anche solo, sempre pensando al commercio elettronico, a siti in cui potete già vedere i prodotti, metterli nel carrello prima di fare il login. Il login ve lo chiedono solamente quando dovete pagare o quando dovete confermare l'ordine. Lì, prima la sessione ha lavorato non poco. Semplicemente con un user ID fittizio che non c'era, perché non ce l'aveva ancora, temporaneo. Quindi falsa. Questa 6 l'abbiamo già vista nella simulazione 1. Cosa si intende con sistema informativo di tipo legacy? Qui torniamo alle prime settimane del corso. Sistema informativo tipo legacy, legacy è la parola che significa l'hai ottenuto in eredità, e le eredità non sempre sono volute o gradite, ha a che vedere con sistemi informativi che sono stati costruiti nei decenni precedenti e che non usano ancora le tecnologie di programmazione che oggi vanno per la maggiore. Quindi tendenzialmente non usano sicuramente servizi web, non usano interfacce HTTP o interfacce web, non usano in molti casi neppure basi dati relazionali, ma codificano ancora i dati in modo, diciamo così, binario, in modo proprietario. Ciononostante, costituiscono ancora una parte significativa delle macchine installate, seppur virtualizzate, non più con l'hardware che c'era 40 anni fa, perché ormai è andato in pezzi, ma il software continua a girare e quindi in qualche modo bisogna integrarvisi. Ok, domanda 8. Quali delle seguenti tecnologie sono comunemente adottate per l'interrogazione di un sistema informativo enterprise web-based di proprietà di un'altra azienda? Questo è facile. Sicuramente posso usare, MeshUp no, perché non vado ad interrogare un sistema informativo, ma MeshUp mi serve per costruire dei contenuti esterni all'interno della pagina. Il fatto che quest'anno non l'abbiamo trattati, ma HTTP sì. Perché dice che il sistema informativo è web-based, quindi il trasporto avverrà su HTTP. SOAP sicuramente, perché stiamo pensando alla fine di chiamare un web service. SQL no, no, io non vedo il database SQL dell'altro partner, non viene esposto minimamente, quindi neanche JDBC. Java RPC, cioè Java RPC è una libreria che c'è dalle prime versioni di Java che permette di chiamare dei metodi in oggetti che girano su macchine virtuali remote. Quindi io posso chiamare un metodo Java su un altro computer. In realtà qua no, perché non è detto che sul sistema remoto stia girando Java e sicuramente non mi danno l'accesso per chiamare i metodi direttamente. JSON può essere, sì, perché magari è un web service che ritorna una risposta JSON, o semplicemente una chiamata HTTP che ritorna una risposta del genere. Quindi non c'è scritto web services, c'è scritto in generale integrazione, che può essere attraverso web services, quindi SOAP e VSDL che abbiamo qua sotto,
oppure un REST più semplice che è un HTTP più JSON. Quindi i quattro che sono veri sono HTTP, SOAP, JSON e USDL. Ok? 9, cosa ci chiede? Grazie al pattern DAO è possibile, uno, centralizzare la creazione di connessioni nel database, 2, riutilizzare le stesse connessioni nel database SQL, 3, riutilizzare lo stesso codice in più parti dell'applicazione, 4, ridurre la dipendenza della struttura del database dal codice applicativo, 5, ridurre la dipendenza del codice applicativo dalla struttura del database. Allora, le ultime due sono una al contrario dell'altra. Grazie al pattern DAO, ok? Allora, diciamo che tutte queste cose sono vere in un'applicazione web fatta bene, ma il merito sono di varie scelte progettuali che faremo, o che abbiamo fatto. Grazie al DAO, quali sono i meriti, no, dovuti proprio al fatto di usare degli oggetti DAO? Centralizzare la creazione di connessione al database SQL. No, quello è il data source che ce lo fa. Ci decise il connection pooling, poi il DAO possono lavorare con il connection pooling, possono lavorare con connessioni singole. Non lo sanno neppure il DAO. Quindi non è grazie al pattern DAO. Il pattern DAO, ricordiamocelo, separa tre funzioni: il controller, le query e gli oggetti che trasportano i dati delle query, no? Che nel pattern DAO si chiamavano anche transport object, cioè che per noi sono dei bin, sono oggetti stupidi che trasportano i dati avanti e indietro. Questo è il DAO, estrarre le query, tutte le informazioni sull'accesso al database e dare l'ingresso e l'uscita al database attraverso oggetti di trasporto, oggetti di transito, dei bin stupidi. Quindi non avere la query dentro il controller e non avere la query dentro i bin, ma averlo in un oggetto separato, il quale non ha normalmente memoria, non ha dati associati, ha solamente metodi, non ha proprietà, un DAO, nel 99% dei casi. Mi permette di riutilizzare le stesse connessioni nel database? No, non è il DAO che me lo fa, è di nuovo il data source che gestisce il connection pooling. Riutilizzare lo stesso codice in più parti dell'applicazione, questo invece sì, fortemente. L'abbiamo visto prima che avevamo un DAO e lo richiamavamo in quattro posti diversi, in tre o quattro posti diversi della nostra applicazione, pur se era un caso d'uso unico. Quindi ci permette di concentrarci una volta sulle query di accesso a un certo insieme di dati e poi quel DAO lì lo posso usare in tanti contesti diversi e non replicherò mai il codice, ma riuso. Quindi la terza sì. Ecco, le ultime due bisogna capire cosa vogliono dire. Ridurre la dipendenza della struttura del database dal codice applicativo. Cioè il fatto che se cambia il codice applicativo, la struttura del database non deve cambiare. Questo è ciò che dice questa frase. Mentre la frase successiva dice ridurre la dipendenza del codice applicativo dalla struttura del database, dice che se cambia la struttura del database, il codice applicativo non deve cambiare. Non necessariamente. Allora, la penultima è vera sempre. Cioè non è che se modifico il codice applicativo, allora il database deve essere modificato. La dipendenza è sempre al contrario, il codice dipende dai dati, non sono i dati che dipendono dal codice, se no abbiamo sbagliato tutto. Poi, per carità, se aggiungiamo nuove funzioni, può darsi che serviranno nuovi dati, nuove tabelle per supportare queste nuove funzioni, ma è un'altra cosa. Mentre invece l'ultima è vera, quindi la penultima sì, è vera sempre e quindi non è grazie al DAO, quindi la casellina mi è lasciata falsa. L'ultima invece è proprio uno dei vantaggi che mi dà il DAO, nel senso che se io domani avessi dei dati che oggi sono inseriti in una tabella, come campo di una tabella, e domani magari li metto in una relazione esterna perché sto complessificando la mia base dati, nessuno mi vieta di mantenere a livello di DAO la stessa interfaccia, anzi, vorrei mantenere gli stessi metodi di interfaccia, ovviamente le query dentro il DAO saranno diverse, perché devono interfacciarsi con una base dati la cui struttura è modificata.
ma il codice applicativo sovrastante non lo sa, continua a chiamare lo stesso DAO con gli stessi metodi. Questi metodi implementeranno delle query diverse. Fatto stesso che noi usiamo il pattern DAO a volte anche per accedere a web service esterni, magari con la stessa interfaccia che avremo per accedere a dati interni. Il vantaggio del disaccoppiamento è proprio questo, che nel DAO ragiono in termini astratti su che cosa voglio fare con i dati. È solo il DAO e non il codice applicativo, quindi, che deve conoscere la struttura del database e che quindi dipende dalla struttura del database in questo senso di dipendenza. Quindi, riassumendo, la terza e l'ultima sono vere, le altre no. Abbiamo tempo ancora per una? Febbraio. Allora, l'utilizzo del pattern composite view, no? Quello che avete fatto sul sito, quindi c'è una view manager che va a raccogliere varie parti di pagina e metterle insieme, consente di, la composite view consente di evitare l'utilizzo di un composite controller. Mi viene da ridere solo a leggerla, che non vuol dire niente. Gestire il layout del sito indipendentemente dal contenuto, permettere a una view di contenere più form nella stessa pagina, riutilizzare una view nel contesto di diverse pagine del sito, unire in un'unica pagina contenuti provenienti da diverse fonti. Allora, appunto, il composite controller è un oggetto di fantasia, quindi non c'entra niente. Gestire il layout del sito indipendentemente dal contenuto, sì. Perché se io volessi modificare il layout del sito spostando un contenuto da sopra, sotto, eccetera, lo posso fare nella composite view, ma i singoli pezzi di view che generano le porzioni di contenuto non lo sanno, non sono tenuti a saperlo. Quindi sì, la seconda. Permette a una view di contenere più form nella stessa pagina. Ma quello non c'è mica bisogno del composite view per farlo, metto più form, li uso, quindi no. Riutilizzare una view nel contesto di diverse pagine del sito, questo sì, pensate alla view che genera il menu, che viene richiamata in tutte le pagine, quindi sì. Unire in un'unica pagina contenuti provenienti da diverse fonti, tendenzialmente no, nel senso che poi la composite view va ad assemblare delle view che sono tutte in realtà generate dallo stesso sito. Tendenzialmente no. Anche se in realtà nessuno vieterebbe una composite view di andare a prendere un sito amico e dire: senti, dammi un attimo un frammento di HTML che disegni questo. Quindi andando a fare integrazione, tra l'altro in Java c'è anche uno standard che si chiama Portlet per poter fare questo, un portale che contiene dei pezzi di HTML che magari sono assemblati da server diversi. Quindi questa domanda può essere sia vera che falsa, a seconda di che cosa stiamo pensando. Composite view semplice come l'abbiamo usata noi sarebbe falso, no, la fonte dei contenuti è sempre lo stesso server, però si può generalizzare il pattern e anche assemblare contenuti provenienti da server, diciamo, amici. Quindi dicevamo la seconda, la quarta e a piacere la quinta, sì o no? Domanda 2. Solitamente esiste uno o una di queste cose contenente i dati dell'utente con scopo di. Esiste un bin contenente i dati dell'utente con scopo di sessione. Cioè, nel momento stesso in cui diciamo scope, l'unica cosa ad avere lo scope sono i bin, tutto il resto non ce l'ha, quindi automaticamente si esclude. Dopodiché, i dati dell'utente avranno tipicamente scopo di sessione. Abbiamo parlato prima di login. Quindi esiste un bin con scopo di sessione. Non fate ragionamenti strani sull'ordine con cui compaiono queste voci, eh? Nel senso che io prima le scrivo in un modo e poi le rimetto in ordine alfabetico per evitare che magari, perché magari le pensi poi una. Tipicamente le prime che scrivi sono quelle più giuste, poi le ultime sono quelle più strane. Ma vedete che le risposte possibili sono sempre tutte in ordine alfabetico, così non traspare il ragionamento che ho fatto per inventarle. Qui parla di Ajax, lo saltiamo. L'utilizzo dei prepared statement previsti nello standard JDBC
permette di, questo è facile, aumentare la sicurezza dell'applicazione, aumentare le prestazioni dell'applicazione, controllare la coerenza dei tipi di dato tra il mondo Java e quello SQL, riutilizzare più facilmente una query SQL, semplificare la programmazione. Aumentare la sicurezza dell'applicazione? Sì. Prepare statement fanno già loro l'escaping di tutti i caratteri pericolosi, quindi non permettono di fare, di fatto ti annullano la possibilità di fare SQL injection. Aumentare la prestazione dell'applicazione, anche se fatto bene. Come lo facciamo noi, in cui il prepare statement lo prepariamo dentro il DAO, non è che cambia di molto la prestazione, perché ogni volta lo ricompiliamo il prepare statement. Però in un'applicazione ad alte prestazioni, quello che si farebbe a livello scope di applicazione, avremo già una serie di prepare statement che corrisponderebbero alle query più utili, che faremo compilare al database una volta sola. Quindi faremo il prepare all'inizio e poi solamente l'execute dentro il DAO. In questo caso ovviamente il database non deve parsificare o ottimizzare la query ogni volta. Quindi sì. Sì il primo, sì il secondo, controlla la coerenza dei tipi di dato tra il mondo Java e quello SQL, no, perché quando tu hai i vari punti interrogativi all'interno della query, del prepare statement, non c'è nulla che dica di che tipo deve essere quel dato. E tu puoi fare un set string, un set int di quel parametro, ma poi se lo sbagli te ne accorgi solamente a runtime quando la query viene eseguita, quindi non è il fatto che il prepare statement non ti aiuta in questo. Riutilizzare, quindi no. Riutilizzare più facilmente una query SQL? Sì, perché di fatto hai un unico statement preparato e quindi se devi fare tre query tutte uguali riuserai lo stesso statement che hai preparato una volta sola. Semplificare la programmazione? Anche. Perché se vi ricordate cosa dobbiamo fare per concatenare i pezzi di string, mettere gli apici, chiuderli, eccetera, avere la possibilità di separare il pattern della query dall'immissione dei dati ci semplifica la vita. Quindi sono vere tutte tranne la terza. A questo punto, domanda 5. Secondo il corretto utilizzo del modello MVC, un bin con scope di richiesta, quindi diversa dall'altra, l'altra chiede la sessione, può contenere gli errori commessi dall'utente in un form? Sì. Può contenere i dati del carrello della spesa del sito? No. No, un bin con scopo di richiesta ha una vita troppo breve. In realtà qua io l'avevo pensata no, poi all'esame mi hanno detto no, ma io in realtà ho pensato il carrello quando tu fai conferma finale, allora lì in quel caso hai i dati dentro un bin di richiesta perché fai vedere l'elenco, vabbè, è vero, quindi poteva anche essere sì. Non ci avevo pensato quando l'avevo fatta, ma ci avevo pensato poi in fase di discussione. Può contenere i dati dell'ultimo prodotto acquistato sul sito? Sì, nel momento in cui fai, aggiungi al carrello contiene i dati di quello. Può contenere i dati inseriti dall'utente in un form? Sì. Può contenere i risultati di una query SQL? Sì. Può contenere una query SQL? Neanche se mi ammazzi. Il bin non contengono le query. Le query stanno belle al calduccio all'interno dei metodi del DAO. Non vanno altrove in giro dentro i bin. Quindi è vera la prima. È vero o falsa? A piacere la seconda, è vera la terza, la quarta, la quinta, è falsa l'ultima. Domanda 6. L'integrazione dei sistemi informativi può avvenire a quali livelli? Indicare l'ultima risposta errata in questo caso. E qui bisogna ricordarsi quando abbiamo parlato di integrazione dei sistemi informativi, di fatto lo posso intervenire a qualunque livello tranne che a quello della progettazione funzionale, perché significherebbe andare a riprogettare uno dei due sistemi, invece io voglio integrare i sistemi che già ci sono, quindi posso integrare a livello dei dati o della base dati, cioè ti passo con le credenziali SQL e fammi le query al mio database, oppure ai dati ti do gli oggetti che corrispondono ai dati, oppure ti espongo dei web service
Oppure tu richiami le funzioni che io ho nella mia interfaccia utente. Quindi sono possibili tutte tranne l'ultima. Quindi la risposta corretta è l'ultima. Qui c'è la definizione di ontologia, la saltiamo per ragioni di tempo. Tanto basta andare a vedere la definizione sulle slide. Quali delle seguenti tecnologie sono comunemente adottate nel livello server di una modella applicazione web-based? Nel livello server, quindi non nel browser. DOM no, HTTP sì, JSP sì, SOAP sì, SQL sì, è tutta roba che c'è lato server. CSS no, Java sì, JavaScript no, JSON sì e USDL sì. Quindi sono sì tutte tranne quelle che sono prettamente lato client, ossia il DOM e JavaScript. E CSS, scusate. L'ultima, un sistema di gestione documentale è normalmente in grado di controllare il workflow di documenti immessi, elaborare i dati contenuti nei documenti, fornire strumenti di editing di documenti, gestire anche documenti cartacei, integrarsi con interfacce su dispositivi mobili. Allora, qui la maggior parte sono, controllare il workflow è in realtà lo scopo principale, no? Gestire il flusso di questi documenti. Quindi sì, assolutamente. Elaborare i dati di contenuti di documenti invece normalmente no. Cioè un sistema di gestione documentale è abbastanza agnostico rispetto al contenuto dei documenti che gestisce. Per lui sono oggetti che deve prendere, mettere, ricercare, ma non capisce cosa c'è scritto. Se uno dei documenti è un bilancio, tu non puoi fare delle richieste del tipo dammi il saldo, no, di quella determinata voce. Lui non lo capisce, non è tenuto a capirlo, lui lo vede come un documento di testo. Quindi quello che distingue un documentale da un gestionale. Il gestionale lavora con dei dati, il documentale lavora con degli insiemi di testo. Quindi seconda no. Fornire strumenti di editing, sì, non tutti, ma alcuni documentali ti permettono di avere un documento salvato e poterlo modificare direttamente dall'interfaccia. Gestire anche documenti cartacei, sì, è essenziale avere tutta la fase di acquisizione che arrivi anche dal cartaceo, sperando che vada via il più presto possibile, ma non andrà mai via del tutto. Interfacce, integrati con interfacce di dispositivi mobili? Sì, oggi, se no non lo vendi se non hai un'interfaccia mobile. Quindi in questo caso sono giusti tutti, tranne la seconda. Ok, con questo direi che la carrellata la concludiamo per ragioni di tempo e concludiamo anche il corso. Vi ricordo, chi ha voglia di sentire una chiacchierata interessante, adesso in aula 10A, no, il dottor Ravera che ci racconta delle strategie dei sistemi informativi del Politecnico e dei processi organizzativi e decisionali. Quindi, chi ha voglia ci vediamo di là, per gli altri ci vediamo all'esame.